Fatti di terra. Voci dal mondo dell'agricoltura. Ciao Andrea, tutto bene? Siamo qui a registrare una nuova puntata del nostro podcast. Ciao Milena, sì, tutto bene. Direi percorso interessante, siamo all'11° episodio. Sì. Abbiamo superato lo scoglio delle 10 puntate e insomma abbiamo parlato di tantissimi argomenti, continueremo a farlo. Sì. Tematiche attualissime, sempre relative al nostro settore, alle sfide del mondo dell'agricoltura. Ricordiamo un po' chi siamo, Andrea. Sì, assolutamente. Vuoi ricordare tu? Lo ricordo io. Allora, io sono Milena Crotti e mi occupo di comunicazione in Diachem. E io sono Andrea Pedrazzini e mi occupo della parte tecnica marketing, in qualità di field marketing e technical manager. E abbiamo detto prima che abbiamo affrontato tantissime tematiche. Sì. Una su tutte sicuramente la Farm to Fork. E questo obiettivo ovviamente diventa sempre più importante, poter integrare soluzioni anche innovative o integrare in accurate strategie tra difesa e nutrizione e anche novità, insomma prodotti particolari quali le sostanze di base. Certo, e per approfondire questa questione, Andrea, come in tutte le nostre puntate, abbiamo chiamato un esperto del settore. E diamo quindi il benvenuto al professor Gianfranco Romanazzi. Buonasera a tutti gli ascoltatori, buongiorno, buonasera, dipende da quando ascolteranno. Dipende quando ascolteranno, sì. Dai, dipende da quando lo ascolteranno. Il professor Romanazzi è professore di patologia vegetale presso l'Università delle Marche, nonché presidente dell'associazione AIPP, Associazione Italiana per la Protezione delle Piante. Esatto, benvenuto anche da parte mia, prof. Abbiamo già un po' spoilerato il contenuto del tema di oggi, sostanze di base. Direi di partire subito sul tema. Partiamo quindi da una domanda proprio semplice. Cosa intendiamo per sostanze di base, prof? Sì, queste sostanze di base sono state utilizzate magari anche storicamente nella protezione delle piante, ma mai codificate, almeno fino al, diciamo, ad un buon decennio fa. Mm-hmm. Quindi, nel 2009 c'è stato un aggiornamento del regolamento sui prodotti fitosanitari che ci ha messo un piccolo codicino, un piccolo articolo che dice che se c'è qualcosa che noi già mangiamo e quindi non ci fa male e che ha un'efficacia dimostrata nei confronti delle avversità delle piante, queste possiamo registrarle per usi fitosanitari. E quindi queste sono le sostanze di base. Okay. Che possono avere una certa efficacia e quindi possono darci una mano a gestire le avversità. Benissimo. E a livello di normativa europea, come sono inquadrate queste sostanze di base? Queste sostanze di base, da una parte, sono dei prodotti per la protezione delle piante e quindi, diciamo, devono avere una registrazione come i prodotti per la protezione delle piante. Però sono dei prodotti soft, prodotti che noi già mangiamo e quindi non fanno male a noi, non fanno male all'ambiente e quindi sono dei prodotti per i quali la registrazione, l'estensione della registrazione è molto più semplice rispetto a quella che è necessaria per un prodotto fitosanitario. E quindi se queste sostanze le mangiamo, ci fanno bene anche alle piante, abbiamo un triplo vantaggio considerato anche quello per le aziende che si approcciano al loro uso. Ma quindi se volessimo registrare una sostanza di base, qual è la procedura che dobbiamo seguire? E nel momento in cui dobbiamo registrare un prodotto fitosanitario, dobbiamo preparare un dossier. E le aziende agrochimiche lo sanno bene, sanno anche che costa parecchio molto la preparazione, proprio perché bisogna dimostrare che questo prodotto non tanto sia efficace. Paradossalmente per un prodotto chimico potrebbe anche non essere efficace, ma bisogna dimostrare che non faccia male all'ambiente.
e all'utilizzatore nonché al produttore, perché questi sono prodotti spesso che seguono una catena agroindustriale. Ebbene, per le sostanze di base, siccome noi le mangiamo, tutto questo viene saltato a più pari, quindi c'è comunque un dossier. Non ci si sveglia la mattina dicendo Certo. adotto questa sostanza di base contro questa avversità. Bisogna partire, diciamo, da dei dati di fatto, però questo dossier è particolarmente semplificato. Ok, quindi c'è un dossier che deve rispettare delle normative europee, il famoso review report, ma quali sono le procedure per accedere a questo iter? Sì, c'è una piattaforma sulla quale andare a caricare i dati, la procedura è codificata. Ma i dati sono relativamente limitati proprio perché bisogna dimostrare una utilità di questa sostanza in almeno un patosistema e quindi può avere un'attività fungicida, può avere un'attività insetticida, può avere un'attività elicitante. Può dissuadere l'organismo nocivo dall'interessarsi della nostra pianta alla quale noi teniamo e quindi può permettere un utilizzo fitosanitario dello stesso, senza arrecare danno all'ambiente. Certo, e tra l'altro prima citavamo un attimino il confronto tra registrazione di prodotto fitosanitario, qui sappiamo bene Milena Sì. l'impegno di costi, di tempo, sarei effettivamente curioso di capire quanto invece ammontano i costi per la registrazione di una sostanza di Di base, base, sì. perché immagino sia totalmente diverso. Me lo auguro. Sappiamo che per un prodotto fitosanitario la maggior parte dei costi serve proprio alle prove tossicologiche ed ecotossicologiche, che in questo caso, avendo dimostrato che qualcosa che noi mangiamo, e dobbiamo dimostrarlo proprio perché c'è una valutazione attenta del dossier e di tutte le sostanze che sono state proposte, una parte, poco più di un terzo, ha superato questo vaglio. Quindi questo vaglio è particolarmente, diciamo, rigido, almeno all'interno della classificazione. Quindi se qualcosa che effettivamente fa parte della nostra dieta e ha come uso secondario un uso fitosanitario, noi possiamo avviarlo alla registrazione. Registrazione che è fatta da organismi più o meno specializzati, si possono contare sulle dita di una mano gli organismi che hanno registrato queste sostanze di base. La maggior parte delle sostanze di base sono state registrate dall'ITAB, l'Istituto francese per l'agricoltura biologica. Ebbene, i costi ammontano tra i 35 e i 40 mila euro per la sostanza di base, dopodiché se vogliamo estenderne l'uso in agricoltura biologica, anche lì bisogna preparare diciamo, del materiale che un'apposita commissione valuta, siamo sui 5-10 mila euro, quindi diciamo che con 50 mila euro andiamo a registrare una sostanza di base, costi che ben sapete sono molto ma Sì, molto più limitati infatti. rispetto a quello di un Molto. agrofarma. Molto, molto più limitati. Prof, un'altra domanda. Oggi ce ne approfittiamo, di lei. Sì, esatto. Vogliamo sapere tutto sulle sostanze di base. Quante sono oggi quelle approvate, quindi? Quante hanno subito questo processo e alla fine sono state approvate? Sì, ad oggi abbiamo 24 sostanze di base approvate, ma partendo da uno screening ben più ampio, proprio perché una serie di altre sostanze, incluse delle piante spontanee, ma che non sono tipiche dell'alimentazione umana o delle nostre diete, oppure degli oli essenziali o degli altri composti che non mangiamo, nonostante questi abbiano un'attività fitosanitaria, non sono state registrate, nei confronti, non sono state registrate come sostanze di base, quindi al momento, ne sono state valutate una sessantina, dopodiché c'è l'EFSA che chiede delle integrazioni del dossier, in alcuni casi l'azienda che propone questo dossier o l'istituzione scientifica che propone questo dossier si ritira, quindi interrompe il processo proprio perché magari non ha dei dati sufficienti. In altri casi si può avere un'integrazione e si può andare verso l'approvazione o l'estensione d'uso. Al momento quelle che sono utilizzabili sono 24, ma ne abbiamo ancora una decina in fase di valutazione. Una delle quali, ad esempio, è l'acqua. Dite l'acqua, è possibile? Sì, l'acqua. Oppure L'acqua. ozono. Ozono è in fase di valutazione insieme all'acqua.
come sostanza di base. Questo non lo No, sapevo. esatto. Questa è veramente una cosa che non conoscevo. No. Ok, quindi c'è una valutazione, un iter di valutazione, c'è anche una normativa europea di riferimento. Qual è la normativa che ne regola la registrazione? La normativa è un regolamento specifico sulla registrazione dei prodotti fitosanitari, questo è il regolamento 1107 del 2009, e c'è un articolo ben preciso, l'articolo 23, che norma queste sostanze di base. E sostanze di base che, nonostante fossero già utilizzate in precedenza, ci hanno messo un po', proprio perché il sistema doveva essere rodato e quindi se il regolamento è stato pubblicato nel 2009, sapete che poi, insomma, Sì. dalla pubblicazione all'entrata in vigore c'è un minimo di tempo, le prime sostanze di base sono state registrate dopo 5 anni, quindi nel 2014, a partire per esempio dall'estratto di criseto, dal fitosano cloritrato, anche lo stesso saccarosio. Voi dite, ma è possibile che il saccarosio può avere un'efficacia? Sì, è stato registrato per esempio nei confronti di qualche fitofago. E così via, poi diciamo scalarmente nel tempo fino all'ultimo prodotto approvato, che un secondo formulato a base di fitosano, che è relativo all'anno scorso, quindi nel 2022. Ma siamo in attesa delle prossime sostanze di base al momento in valutazione. Ecco, abbiamo fatto un po' una storia, no? Adesso andiamo un po' alla pratica. Possiamo fare alcuni esempi di applicazioni di queste sostanze di base, prof? Sì, c'è grande interesse, proprio perché, come dicevate in precedenza, c'è la strategia che va dall'azienda alla forchetta del consumatore, questa farm to fork, che prevede una forte riduzione dell'applicazione dei prodotti chimici di sintesi. Purtroppo le nostre avversità, siano funghi, fitofagi o erbe infestanti, questo non lo sanno e quindi continuano a gradire le nostre colture. I prodotti fitosanitari disponibili si riducono sempre più proprio perché abbiamo delle limitazioni crescenti e le normative giustamente diventano più stringenti e più garantiste nei confronti del consumatore, però tutti vogliamo delle produzioni sempre più perfette e di conseguenza bisogna trovare qualcosa che le protegga. E quindi soprattutto ci sono dei settori nei quali stanno diventando più popolari queste sostanze di base, quali per esempio il settore vitivinicolo oppure il settore orticolo, con particolare riferimento a quello delle baby leaf, queste diciamo, piante a foglia che si coltivano soprattutto in Campania, ma anche in una serie di altre regioni, nelle quali viene subito tagliata, è presente imbustata e quindi anche un'esuvia di un insetto può creare problemi. Di Certo. conseguenza bisogna cercare di disincentivare tutti gli aspiranti diversi dall'uomo Certo. al consumo di Certo, queste sono tra derrate. l'altro culture sulle quali anche noi abbiamo fatto esperienza, proprio quelle citate. Sì. E E per esempio il settore vitivinicolo è, diciamo, particolarmente attento proprio perché si va verso una crescente sostenibilità anche in questo ambito e una crescente valorizzazione della produzione. Vuole dirci qualcosa in più, appunto, in merito al settore vitivinicolo? Noi sappiamo che la vite rappresenta circa il 3% della produzione della superficie europea, ma consuma circa il 65% di prodotti fitosanitari. Proprio perché la vite, come gradita da noi, sia essa dopo da vino che dopo da tavola, è gradita da una serie altre di patogeni e fitofagi, e quindi bisogna trovare anche qui delle alternative a sempre più basso impatto ambientale. Quindi, e c'è un interesse da parte di una serie di aziende, produttrici di mezzi tecnici, ma anche di una serie di istituzioni scientifiche, nonché di servizi fitosanitari. Ricordo per esempio l'esperienza del servizio fitosanitario della regione Emilia-Romagna, che ha assaggiato una serie di sostanze di base, quali ad esempio il siero di latte, il latte in polvere, nei confronti dell'oidio. Tirato fuori dei risultati sorprendenti, hanno dato un livello di protezione pari a quello dello zolfo,
che sapete, diciamo, in agricoltura biologica è sostanzialmente Uno degli uno dei unici, pochi sì. antioidi, se non l'unico, approvato. E quindi trovare qualcosa che funziona nello stesso modo senza dover dare chili e chili di zolfo, perché se diamo zolfo ai poveri, di quantità ne diamo tante, e questo va a pesare sugli indicatori riguardanti la quantità di agrofarmaci applicati. Ok, abbiamo parlato anche di chitosano e anche a proposito dell'ultima sostanza di base approvata, sostanza di base ampiamente diffusa e utilizzata. Di cosa si tratta esattamente? Sì, questo chitosano è un biopolimero naturale e viene ottenuto dalla deacetilazione della chitina. Sapete che la chitina si trova all'interno dei gamberetti, dei crostacei, e quindi si staccano alla chitina dei gruppi acetile, quindi viene deacetilata, e più o meno i tre quarti di questi gruppi si staccano, quindi abbiamo un prodotto che è tra il 75 e l'80% deacetilato. Proprio perché questo chitosano va a mimare quello che succede nel momento in cui un fungo attacca i tessuti della pianta o si avvicina ai tessuti della pianta. Anche le piante hanno le loro armi nei confronti di questi agenti aggressori, e la pianta produce degli enzimi chiamati chitinasi che vanno ad attaccare questa chitina, quindi si libera questo chitosano. Questo chitosano quindi è una molecola segnale, e quindi la pianta attiva le difese. Quindi noi sostanzialmente, tanto il chitosano, prendiamo in giro la pianta spaventandola, e la pianta diventa più resistente. Certo, è un suo meccanismo di difesa, ma quindi ha a che fare anche con i funghi il chitosano. Certo, certo, certo. È presente nelle pareti dei funghi, e quindi non tanto degli omicota quanto, diciamo, dei funghi veri e propri. Gli enzimi prodotti dalle piante vanno a degradare le pareti dei funghi, vengono fuori queste molecole che fungono da elicitori, cioè generano delle reazioni da parte della pianta che produce una serie di fitoalessine, e quindi nel momento in cui facciamo un trattamento col chitosano, la pianta pensa stia arrivando il fungo, alza Alza le le proprie difese. difese, e quindi quando il fungo arriva veramente la pianta è più protetta. Ma mi viene una curiosità, ma se ne è a conoscenza, come è stato scoperto il funzionamento del chitosano? Com'è che l'hanno scoperto? Allora, andando a vedere la letteratura, il chitosano è stato studiato tanto in medicina umana. Quindi, andando a vedere la letteratura, una volta ho trovato un testo di un professore dell'Università di Ancona, adesso in pensione, il professor Muzzarelli, il quale diceva che per le sue caratteristiche biochimiche questo chitosano potrebbe essere un ottimo rivestimento per i prodotti ortofrutticoli. E guarda caso lui l'ha detto, ma qualcun altro l'ha fatto, quindi dei ricercatori canadesi del gruppo di José Farol hanno provato ad immergere dei prodotti ortofrutticoli, tipo le fragole o le mele, all'interno di questo chitosano, che è una sostanza viscosa, e quindi hanno visto che si formava questa pellicola sulla superficie che proteggeva questi frutti e li faceva conservare meglio. Ok, quindi abbiamo un'azione multipla, diciamo, del chitosano, da una parte questa azione protettiva filmogena e dall'altra parte un'azione appunto elicitoria. Abbiamo accennato anche come funziona il trattamento di malattia delle piante, possiamo appunto approfondire su questo aspetto? L'interesse importante che c'è nei confronti di questo chitosano deriva proprio da questa attività multipla, proprio come le ha detto. Addirittura c'è una triplice attività. Una è quella filmogena, quindi si forma un film, una sottile pellicola che possiamo anche mangiare. Difatti si parla di edible coating, sulle superfici trattate. La seconda è un'attività elicitante, cioè si incrementano le difese, e la terza è un'attività inibitoria nei confronti di agenti patogeni, e quindi
ha un'attività diretta. Se noi mettiamo il chitosano all'interno di una piastra petri, all'interno di un substrato, ci mettiamo il patogeno sopra e questo patogeno cresce meno. La stessa cosa che avviene magari con un olio essenziale o con un altro prodotto chimico ad ampio spettro. Ok, professore, quindi una domanda, diceva proprio un'azione multipla, triplice, insomma, in qualche modo, immagino che però dipenda anche dalle caratteristiche di chitosano e chitosano, magari qualche aspetto legato proprio alla molecola. Certo, in effetti non abbiamo un chitosano, ma abbiamo Esatto. una serie di formulazioni di chitosano che si differenziano tra di loro per caratteristiche. La principale, uno è il livello di diacetilazione che abbiamo già detto, l'altro è la lunghezza della catena. Quindi questa catena può essere costituita da una serie di monomeri e si dice che quella più elicitante è quella di intorno ai 7-10 monomeri, ma quindi questa attiva più facilmente le difese della pianta. Ad esempio, queste tipologie di chitosano a catena breve sono più efficaci nei confronti dell'oidio, ma ci sono anche delle formulazioni di chitosano a catena più lunga, e con una catena più lunga abbiamo una maggiore attività antimicrobica e una produzione di un film sulla superficie. Questo film va anche, è semipermeabile, quindi va ad influire sugli scambi gassosi, quindi riducendoli, e se abbiamo un frutto che si sta conservando, noi abbiamo un rallentamento della maturazione, quindi questo frutto matura più lentamente e di conseguenza si conserva meglio. Se abbiamo una vite, questa sottile pellicola ne riduce la traspirazione e ne contiene un pochino la crescita, e di conseguenza la pianta ha bisogno anche di minori capitozzature nel periodo estivo, quindi è un antitraspirante naturale. Ok, e sì, tra l'altro noi abbiamo fatto anche delle esperienze positive su, proprio su vite anche nell'ottica di contenimento botrite. E ancora un'osservazione volevo chiedere, proprio sulla caratteristica, lunghezza della molecola. Questo immagino che inciderà in qualche modo anche sulla solubilità del chitosano e sulla sua miscibilità, è corretto? Certo. Questo chitosano bisogna conoscerlo prima di cominciare ad applicarlo, Sì. e magari fare delle prove su piccola scala, prima di arrivare a trattamenti su tutta l'azienda. Il chitosano ha alcune caratteristiche, diciamo, peculiari che lo rendono efficace, uno dei quali è un pH o un intervallo di pH nel quale esplica la massima attività, che dovrebbe essere, diciamo, 5-6 è proprio l'ideale, ma va da 5-5 a 6. Quindi, se lo andiamo a mescolare con un prodotto alcalino, perde completamente l'attività e in qualche caso potrebbe anche combinarsi andando magari ad otturare i filtri dell'erroratrice, che non è bello. E quindi, se questo dovesse succedere, l'agricoltore diciamo, chi effettua i trattamenti pulirà i filtri una volta, ma poi non utilizzerà più il prodotto. Quindi diventa importante andare a fare delle prove preliminari con i diversi formulati che si Esatto, utilizzano. immagino quindi conta molto l'esperienza, la qualità formulativa e tutte queste indicazioni che sono utili poi all'operatore, all'agricoltore. Certo, assolutamente. Quello che abbiamo visto è che con alcuni formulati da me ci va da morire d'accordo, con altri invece, per motivi chimico-fisici, uno dei quali il principale è il pH, non ci va d'accordo per niente. Ecco, questo davvero è una nota interessante che sicuramente anche chi ci sta ascoltando ne farà tesoro, perché è veramente un'informazione molto importante. Quindi, andando proprio a chi ci sta ascoltando e un po' alla pratica, e quindi all'applicazione del chitosano, che risultati ha dato quindi? Che cosa ci potete dire voi come centro di ricerca, come università, insomma? Diciamo che le prime applicazioni del chitosano si sono avute nel miglioramento della conservazione dei prodotti ortofrutticoli, proprio perché anche noi ricercatori facciamo ricerca bibliografica, quindi la ricerca va avanti per piccoli passi, tenendo conto di quello che hanno fatto gli altri, e quindi
Abbiamo visto queste pubblicazioni scientifiche dei colleghi canadesi che menzionavamo in precedenza, che sono del 1992, e abbiamo detto: ma perché non provare a verificarne l'efficacia? E dopo iniziali fallimenti, proprio perché quando non conoscevamo la molecola, anche noi diciamo, ci abbiamo messo un po' per mettere a punto il sistema. Abbiamo visto che nei confronti della muffa grigia funzionava bene. Anche i primi trattamenti, per esempio, li abbiamo fatti su uva da tavola presso l'Università di Bari insieme al professor Ippolito, e lì ci ha sorpreso il livello di conservazione dell'uva da tavola trattata in campo anche dopo una lunga frigoconservazione. Ed è lì sono andate poi avanti sperimentazioni su fragola, su ciliegie e così via. Quindi siamo stati particolarmente soddisfatti dai primi risultati acquisiti. Dopodiché abbiamo provato a traslare all'ambito vitivinicolo su uva da vino, e quindi stavamo lavorando presso l'Università Politecnica delle Marche, una segnista di ricerca, la dottoressa Erika Feliziani, ha detto: ma perché non utilizziamo anche il chitosano nei confronti della peronospora della vite? Lei era un'esperta, ci aveva lavorato su fragola, l'abbiamo inserito all'interno delle prove, e anche qui veramente ci ha dato grande soddisfazione. Bene, quindi tante applicazioni diverse e sorprese, cioè è vero, c'è la ricerca bibliografica prima, dove si comincia insomma un po' a capire, a intuire quali possano essere i benefici di questa, del chitosano, di questi prodotti, comunque delle sostanze di base in generale. Adesso noi ci stiamo concentrando sul chitosano, perché parlare di tutte sarebbe, ci metteremo Sì. 3-4 ore come minimo, e magari ne approfondiremo altre Facciamo 24 episodi, una per la sostanza di facciamo, base. ne facciamo 24, uno. Ci sta lei, prof, la invitiamo per ogni sostanza. Assolutamente. Poi ci saranno anche quelle nuove, magari, in No, infatti, poi magari nel frattempo, valutazione. esatto, arrivano anche quelle nuove. Non so, Andrea, abbiamo detto, l'ha già detto il prof, che il Sì. chitosano non dà problemi anche se lo ingeriamo, ma prima di concludere, insomma, ci ha parlato del chitosano e di tutti i possibili effetti positivi che questa sostanza avrà anche a qualche aspetto negativo, immagino. Sì, diciamo che di certo è una sostanza che va conosciuta prima dell'utilizzo. Dopodiché, al momento, effettuare un trattamento con chitosano ha un costo superiore rispetto agli altri trattamenti, e dobbiamo saperlo. Il chitosano ha un'attività che dipende dalla concentrazione, quindi se lo diamo ad una concentrazione ottimale potrebbe esplicare il risultato. Se lo diamo troppo diluito potrebbe avere, diciamo, un'efficacia più tenue. E quello che ci ha colpito è il fatto che le aziende che hanno cominciato ad utilizzarlo ci si sono affezionate. E quindi noi stiamo portando avanti delle attività di ricerca e sperimentazione con aziende vitivinicole marchigiane nell'ambito di un progetto PSR chiamato Vitinnova. E vediamo che ormai le aziende considerano il loro prodotto e hanno individuato delle strategie di applicazione nelle quali magari partono con i trattamenti cuprici e poi chiudono il ciclo con trattamenti con chitosano, proprio perché hanno visto che portano in cantina delle uve con una ridotta concentrazione di rame, che sapete, il rame non fa manco tanto bene i lieviti nella fermentazione, di conseguenza una riduzione del rame migliora le caratteristiche dei vini, come dice il presidente assoenologico Tarella, che ha fatto, diciamo, una degustazione di questi vini e li ha apprezzati in maniera particolare. Quindi sicuramente c'è tanto da ancora studiare e scoprire. Sappiamo, per esempio, che anche attività nei confronti di fitofagi, nei confronti di fitoplasmi, nei confronti di virus, di batteri. Una cosa mi capita, ad esempio, quando parlo del chitosano in ambienti internazionali, mi dicono dei colleghi israeliani: eh sì, ma noi non possiamo mangiare una frutta trattata con chitosano estratto da crostacei, perché i Certo. crostacei non fanno parte della nostra cucina. Ebbene,
Di recente è venuto fuori il chitosano prodotto da funghi che quindi supera anche quest'ultimo ostacolo. Okay. E noi ne siamo contenti di questo. Esatto, che ora esatto, che per intendere esatto. intenda, però noi siamo contenti di tutta questa innovazione in realtà, perché anche nelle scorse puntate abbiamo parlato sempre del Green Deal, del Farm to Fork, e in ogni puntata comunque emerge sempre questa tematica, quindi la ricerca di nuove tecniche e tecnologie che ci porteranno sicuramente a un miglioramento sì. da tanti punti di vista. Le sostanze di base fanno parte di questo aspetto. Sì, quindi tanti aspetti comunque positivi per il chitosano e anche per le altre sostanze di base. Sono strumenti utilissimi da poter utilizzare e indicare a livello agronomico anche in accurate strategie di intervento, assolutamente, come abbiamo capito. E oltretutto sono prodotti normati a livello europeo, come ci diceva il professore, e che non hanno periodi di revisione come le sostanze attive, corretto? Sì, anche questo è un elemento favorevole per chi si approccia a registrare una sostanza di base, proprio perché questo dossier non deve essere rinnovato, quindi una volta prodotto, a meno di variazioni normative, ha un'approvazione a tempo indefinito. E poi permettetemi un'ultima chicca per quanto riguarda il chitosano: è utilizzato nelle diete dimagranti, quindi noi potremmo mangiare una frutta trattata con chitosano e pensare di dimagrire. Pensare o dimagrire veramente? Questo e chissà, bisogna provarlo. Bisogna provare. Sono come le prove di campo, bisogna provare fare tante prove. Bisogna, vabbè, penso che ci siano persone disposte a fare questo, a fare questo test. Bene, benissimo, benissimo. Bene. Direi episodio sicuramente molto interessante, ricco di spunti. Sì. E vuoi dire qualcosa, aggiungere? No, no, voglio ringraziare il professor Romanazzi, al quale appunto chiediamo ancora la disponibilità, se ci sarà insomma occasione di parlare di qualche altro prodotto insomma della categoria, perché comunque sono prodotti un po' anche curiosi, no? Un po' così, che adatti sia per l'alimentazione umana, ma allo stesso tempo utili per le nostre piante. Quindi un grazie, sì, grazie mille per la sua disponibilità. Anche perché abbiamo capito che c'è ancora tanto da scoprire su questi temi da studiare. Grazie. Grazie a voi per la bella chiacchierata e un saluto a tutti coloro i quali ci hanno ascoltato. Grazie. Grazie mille. Bene, abbiamo concluso, Andrea, anche oggi. Prima di salutare tutti i nostri ascoltatori, vogliamo sempre ricordare che tutte le puntate si possono trovare su www.diachemitalia.it, sulle principali piattaforme, quali YouTube, Spotify, insomma, i podcast, e che se volete interagire con noi, farci delle domande o approfondire un argomento, o perché no, chiederci di parlare di un argomento, potete scriverci a podcast@diachemitalia.it. Anzi, vi invitiamo a interagire con noi, assolutamente. Assolutamente. E guarda, Andrea, che in questa puntata non ti ho chiesto i dati, Ma infatti non ci abituarti, pensavo . Anch'io, però me sono scampata stavolta. Non abituarti, perché dalla prossima te ne chiederò tanti. Recupererò allora. Recupererai. Va bene, va bene. Va bene, grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Fatti di terra. Voci dal mondo dell'agricoltura.